Buonasera e ben ritrovati con A Mente Fredda. Torniamo a parlare dell'Avellino e torniamo a parlare purtroppo di una sconfitta che non ha permesso ai tifosi irpini di festeggiare, calcisticamente parlando, una Pasqua serena. E ne parleremo chiaramente con gli ospiti di questa sera. Ai soliti noti si aggiunge Filippo Laurenzani. Buonasera Filippo. Buonasera a tutti, grazie a voi e il Brindis Cesare che dall'alto ci sta seguendo. Un ritorno lontanissimo di Filippo, miglioreremo l'audio a breve. Saluto Antonio Rauzzino. Buonasera nel ricordo di Cesare. Antonio Comella. Buonasera, ciao Cesare. Fiore Carullo. Buonasera a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici e un abbraccio e un bacio a Cesare. Come sempre il nostro primo saluto va all'amico Cesare Ventre, ma salutiamo anche Sandro che è dall'altra parte del vetro. Buongiorno e buon pomeriggio, per meglio dire, a Sandro Uccioli. E allora, questo Avellino, troppi dolori e poche gioie in questa stagione. Fiore Carullo, arriva l'ennesima sconfitta, la quarta consecutiva in casa. Trovare un rollino di marcia così disastroso è impresa ardua, soprattutto per quanto riguarda gli scivoloni allo stadio Partenio, e ai quali si aggiungono anche quelli in campo esterno, quindi davvero un disastro quest'anno. Ma un Avellino così arrendevole al Partenio, penso, raramente lo si è visto. Veramente bisogna rispolverare gli album di tanti anni fa per cercare di trovare qualche similitudine, soprattutto con lo score, carissimo Carmine, con lo score casalingo, come dicevi tu. Quattro sconfitte consecutive sono veramente un macigno. E a tutto questo si aggiungono le dichiarazioni, per quanto veramente estemporanee, del signor Rastelli, quando ha detto a un certo punto, a una domanda che gli è stata fatta da un collega, ha risposto, dice: ma io durante la settimana preparo tutta la gara, preparo ogni aspetto della gara con la squadra che dobbiamo andare ad affrontare, però quando i giocatori scendono in campo io non fanno nulla di quello che è stato preparato durante la settimana. Ma una frase del genere, carissimi amici, ha un retroterra molto importante. Cioè, il signor Rastelli, con una espressione dicendo parole di questa portata, vuol dire che i giocatori non lo seguono più. È palese. Quindi lui non si deve dare il 20% di responsabilità, ma molto di più. Dovrebbe, secondo me, e concordo con l'amico Carmine, che l'ha detto pure a microfono spento, dovrebbe trarre le conclusioni. Dovrebbe, lo so che perderebbe molti, ma proprio parecchi soldi. Lo so, però nella vita ci sta pure un minimo di dignità. Perché quando si dicono e si fanno certe affermazioni, e io gli voglio pure credere a Rastelli, che le gare le prepara bene, poi vediamo una mezz'ora, tutto un primo tempo, diciamolo pure, contro la Turris, che veramente è qualcosa di ignominioso, da rabbrividire, restiamo tutti esterrefatti. Non è perché nel secondo tempo cosa sia accaduto, poi siamo rimasti pure in 10 per l'espulsione di Casarini, però al di là di questo, quel primo tempo, quell'approccio è terribile. L'ha riconosciuto lo stesso Decchi, non poteva fare altrimenti. Però questo pone, ripeto, un quesito molto importante. Sarebbero giuste le dimissioni di Rastelli? Io penso di sì. Fiore, praticamente hai toccato un po' tutti gli argomenti. Io ho dato modo a così tutti i colleghi, gli amici possono andiamo con ordine, Fiore, perché sennò certo. Abbiamo già finito la trasmissione. No. Scusa. No, gli avevamo chiesto una riflessione articolata. E lui ha articolato. Ma Fiore, Fiore usa bene l'articolo. Ma scherzi a parte. Antonio Comella Principi. Ma che devo dire, io
condivido pienamente tutto ciò che è stato detto dall'amico Fiore, e aggiungerei addirittura di domenica in domenica, partita in partita, un Rastelli che si è in piena del tutto, in totale confusione. È vero che sono tutti quanti in confusione, nel senso, a partire dalla società, naturalmente dall'allenatore, dal direttore sportivo, che non hanno la faccia di presentarsi ai microfoni e spiegare il motivo per cui questa squadra delude di partita in partita, e quindi va a valorare, non me ne vogliate, quello che dicevo tanto tempo fa, quando dicevo che per me erano fattori alquanto ambientali, per cui ci sono calciatori che nell'ambiente dello spogliatoio non si attengono a quelle che sono diciamo le disposizioni dell'allenatore, perché un allenatore che viene in conferenza stampa a dire queste cose significa che state proprio in uno stato del tutto confusionato. Per cui io mi auguro che in queste due partite possiamo ottenere per riguadagnare un po' di quella dignità, perché è stato un campionato alquanto deludente. Io in 80 anni di calcio non ho mai visto tanta e tanta delusione, e quindi non ho mai visto delle prove così proprio che fanno passare la voglia di vederle per televisione. Carmine, mi consente, io addirittura stavo chiudendo il primo tempo la partita, perché proprio mi ero stancato di vedere alcune cose che io in tanti anni nella mia esperienza non ho mai visto. Antonio Rauzzino, il problema è solo Rastelli? Decisamente no, e ti ringrazio della domanda, perché avrei voluto tacere di questa circostanza che adesso invece rendo palese a tutti voi. Io tra il primo e il secondo tempo della gara, dell'ultima gara appunto, ho incrociato il presidente sulle scale di accesso alla tribuna numerata. No, quindi sei presente alla partita? Ero presente, sì, ero presente. Stavi dal vivo? Ero dal vivo. A parte il saluto molto fugace che mi ha rivolto, direi quasi contrariato, ma questo lascia il tempo che trova, ha una rimostranza di un tifoso che gli diceva: presidente, ma insomma vi rendete conto della squadra, eccetera. Lui ha risposto in una maniera che secondo me è sconcertante. Dice: che cosa devo fare? Cioè, un presidente che di fronte a uno spettacolo del genere, di fronte a delle frasi che sono state riferite egregiamente dall'amico Fiore, pronunciate dal tecnico, che ancora oggi a due giornate da termine del campionato dice che cosa, si domanda che cosa devo fare. Ma vi rendete conto del bailam generale, dello squallore generale, della confusione generale che regna in questa società? E io spero che quanto prima si chiuda questa parentesi, questa annata, perché veramente è stata una cosa proprio sciagurata. Non c'è stato né capo né coda, non c'è stato, come dire, la possibilità di prendere il filo della vicenda e di poter srotolare la matassa diciamo in senso normale e organico, per poter arrivare alla fine del gomitolo del campionato. Veramente è una cosa tremenda. Perciò io dico: le colpe non sono soltanto dell'allenatore, non sono soltanto dei giocatori o dei quadri tecnici, ma c'è anche grandissima responsabilità della società, che tuttora si domanda che cosa fa. Avvocato, comunque queste sono su cose, questo, sono su questo cose... poi ci torneremo per la domanda, no, del 100.000 Laurenzano in caldo. Mi dispiace per l'avvocato, ma si vede che forse lui non ricorda bene. Noi abbiamo attentamente guardato e dato le responsabilità ad una società che non è stata in grado, ma questa l'abbiamo detta, è inutile ritornarci su. Oggi purtroppo la questione Rastelli è diversa, perché tutti quanti credevamo che Rastelli potesse effettivamente rilanciare questa squadra, cosa che non è avvenuta. Questa è la realtà. Laurenzano, tu ti devi inserire, devi essere un po' più autoritario, perché vedi che qui ci sono tanti leoni che non ti danno la possibilità di parlare. Non da tastiera, no, assolutamente. Sono carissimi amici. Beh. Allora, Laurenzano, tu sei soprattutto un ascoltatore. Soprattutto.
di quelli che seguono attentamente, sì, un po' tutte le trasmissioni, sì, un po', e segui ovviamente l'Avellino. Che opinione ti sei fatto di questa stagione? Qual è il problema principale? Ma diciamo che questa stagione attuale doveva essere fatta il primo anno che, questa, che la società ha acquistato l'Avellino Calcio. Invece siamo tornati tutti indietro. Cioè, nel senso che il primo anno con Braia, il secondo anno con Braia abbiamo fatto dei campionati, non dico discreti. Questo che doveva essere il terzo campionato, diciamo, di rinascita, invece sta tre e mezzo, esatto, perché poi c'è anche sta deludendo la stagione, la parte di stagione, esatto, con Eziolino Capuano. Io ricordo forse questo tipo di campionato, me lo ricordo nel 1998-99 quando stava, se non sbaglio, Geretto, però stava Sibilia a capo di questa società. E Geretto rimase in panchina fino, sì, alla fine. Però con l'Avellino che si salvò, esatto, all'ultimo giorno. Però penso che come budget venne non c'era il budget di quest'anno. No, speso molto di meno, quindi quest'anno nella storia, secondo me, per attualmente, allora, guarda, è cambiato non più c'era del... il budget di quest'anno, sì, però comunque i nomi di quei calciatori erano tutti di categoria, tutti giocatori che poi hanno continuato, sì, a giocare. Tra C qualcuno è anche arrivato in B. Certo, insieme non formavano una squadra, no, perché poi i nomi non fanno la squadra, bisogna saperla assemblare in qualche modo. Allora, Antonio Rauzzino, dicevo, in qualche modo avete anticipato un po' il tema che porterà alla domanda da 100.000 dollari, o non so se dire euro, però siamo lì ormai, quindi ha poca importanza. Credi che abbiano fatto tesoro degli errori? Cambierà qualcosa il prossimo anno? Questa è la domanda. Ma infatti io quando ho raccontato quella circostanza poc'anzi non era per dire che, come dire, scoprire adesso che c'è difficoltà nella società, perché come ha detto giustamente l'amico Principino, noi lo stiamo dicendo da tempo in memore, per cui credo, certo, che sia una reiterazione anche stanca di questo concetto. Ha fatto meraviglia in me il fatto che, nonostante tutte le lamentele che comunque circondano la sua persona o comunque il suo operato dal punto di vista della presidenza calcistica, ancora oggi ci si domanda, il presidente si domanda che cosa fare. Allora significa che non sta facendo tesoro di niente, né dei suggerimenti che possono arrivare da parte delle persone più vicine, competenti, che possa, di cui si è circondato, né da parte delle, come dire, delle lamentele del pubblico che vede uno spettacolo che sicuramente non consono alla tradizione calcistica della città. E aggiungere, non ci valgono per le esperienze e per il futuro. Esatto, quindi voglio dire, che cosa fare? Cioè, una persona che ti, al mese di aprile, ormai a due giornate al termine del canale, si domanda ancora che cosa devo fare, sinceramente, oltremodo con la speranza che l'anno prossimo sia quello della consacrazione. E sperando che abbia, appunto, che abbia capito che, quali sono stati le loro. Noi l'anno prossimo. Ma è un'esperienza di due anni. Caro Filippo, però appunto dopo tre anni ancora non si capisce quali sono gli errori che si sono commessi. Abbiamo stravolto il proverbio, non c'è. Cosa devo fare? Insomma, questa affermazione, Fiore, fa un po' riflettere. Ma diciamo che un dirigente, uno che ci mette i soldi, oltre che la passione, sulla quale magari si può discutere, visto che si parla di altro quando poi si va a dire ma perché questo si è messo a fare calcio, no? Tutti hanno una loro teoria, ma al di là di questo potrebbe anche essere sola passione, poi lo capiremo in seguito. È possibile che dopo tre anni uno dica ancora cosa devo fare? E perché si è fidato, non avendo lui una conoscenza, ecco, usare il termine caro al Principino, non avendo lui una minima conoscenza calcistica quando è entrato nell'Avellino Calcio, ha preso le redini della società dell'Avellino, si è affidato a persone sbagliate, soprattutto quest'ultimo anno. Certo, anche di somma non è che aveva ottenuto grandi risultati. A proposito, oggi è il suo compleanno, gli facciamo gli auguri a Salvatore Di Sopra. Che resta un nome, la bandiera, una bandiera straordinaria. Auguri Salvatore. Auguri. Però, ripeto, ma quello che sta facendo, e non lo capisco veramente, anche il suo silenzio di De Vito lascia molto molto perplessi Carmine, e quindi c'è questa situazione, lui si è affidato. Può darsi che il silenzio sia d'oro in questi momenti. Certo, il silenzio è cosa vuoi dire di fronte a questi risultati? Ma lui dovrebbe pure uscire e prendersi delle responsabilità, non lo so, forse lo farà fra 15 giorni quando il campionato sarà completamente chiuso, concluso.
Però, ripeto, qui ci sono delle responsabilità molto grosse, perché a gennaio si è intervenuti sul mercato, si sono presi comunque dei giocatori anche di un certo prestigio, almeno per la Serie C, almeno sulla carta, e poi si sono rivelati degli acquisti fallaci. Cioè, avallati soprattutto dall'allenatore. Certo, a gennaio sì, caro. Caro Filippo, che ti servono un paio di giocatori di categoria, ma li devi individuare in estate e, se possibile, anche nella primavera precedente. Ma poi devi pescare in Serie C, perché con quei giocatori che si vincono i campionati, cioè devi prendere i top player della categoria. I tre o quattro elementi che possono servire. Ma noi vanno... allora la musica cambia. Ma Carmine, vedi, io non credo che questa squadra, nel momento in cui Rastelli, e qui mi allaccio anche a quel ragionamento che poi ci condivido, che sta in silenzio e che quindi non si fa vedere, non lo so, io mi auguro che questa squadra possa trovare in queste due partite quell'equilibrio tale, quella cazzimma, quella cattiveria che oggi purtroppo in determinati elementi non ci sia, e che da parte di Rastelli ci sia naturalmente un, diciamo così, un approccio diverso con i calciatori. Perché io dico e sostengo che per me, e secondo me, è solo una questione di fattori fuori dal calcio, per cui io mi auguro che tutto si possa ritrovare, e chissà che in queste due partite, contrariamente a quelle che oggi si va dicendo, l'Avellino possa trovare ed entrare a far parte dei playoff, chissà dove potremmo naturalmente arrivare. Questo mi fa naturalmente, mi dà una certa fiducia, perché effettivamente per quel squallore, per quel modo di vedere la squadra in campo oggi, è il massimo che abbiamo toccato. Certamente potremmo solo adesso rifarci, questa è la verità. Allora, Alessandro Clemente, ciao Cesare, vivi nei nostri cuori, ci manchi, questo Avellino ti delude, e purtroppo è così. Pantaleone Lettieri, sono tutti complici e mercenari, mi meraviglio come mai i tifosi non si muovono per contestare. Loredano Valentino, buonasera, dobbiamo fallire, la miglior cosa possibile. No, vediamo queste figuracce derisi da tutta Italia al 20%. E poi prossime due partite 0 punti, ormai spogliatoio spaccato in tutto. Tenetevi Rastelli voi e la società. Rastelli cacciato da Cagliari, Pordenone, Cremona e Ferrara. Tutto a posto, riconferma. Io sto leggendo tutto, e Loredano, e vedi che non ometto niente. Tutto a posto, riconferma del tandem di Vito Rastelli, Vamos, gli amici degli amici, non so chi siano. Vi rendete conto che nemmeno più gli abbonati vanno allo stadio? Personalmente non gli ho dato mai più un euro a questa società, puntini puntini. E poi dice, lavatevi la bocca prima di parlare di Salvatore Di Somma, un anno secondo posto alla pari col Catanzaro, persa la semifinale playoff, secondo anno quando fu cacciato, eravamo al quarto posto con la miglior difesa del campionato, ma perché non parliamo dei vostri amici Rastelli e De Vito, che hanno chi è Carmine? Non sono nostri amici, ma parlano i fatti, secondo posto e quarto posto. Sì, ma dico, non sono nostri amici De Vito e Rastelli. No, voglio rispondere, anche perché a me tacciavano che era troppo conosco Loredano, che è un tifoso, forse questo eccesso di passione di Costa fare delle valutazioni errate. Qui non abbiamo mai difeso Rastelli, siamo stati obiettivi, né tantomeno dobbiamo attaccarlo necessariamente. Si fa una critica e la critica va fatta sui fatti, non è che noi ma hanno detto, ma forse è così o forse è così. No, non possiamo fare questo tipo di ragionamento da bar, caro Loredano, quindi dobbiamo avere un atteggiamento un pochino più prudente nell'esprimere qualche giudizio. Questo non significa poi che abbiamo salvaguardato determinate figure. Mi sembra che Fiore abbia detto di tutto e di più stasera sull'operato del direttore sportivo, che più volte abbiamo messo Rastelli sul banco degli imputati. Non so se questa tua
diciamo frecciatina rivolta a noi o a qualche altro, non lo so, però mi sembra che almeno da questa trasmissione, ma anche in altre dove personalmente sono presente, e parlo della mia opinione perché poi ovviamente ognuno ha la sua e quindi è responsabile, come dice Fiore, del proprio pensiero e delle proprie azioni. Certo. Per quanto mi riguarda, io ho sempre tenuto una linea coerente basata sulla lettura dei fatti. Poi il mio giudizio potrebbe essere errato, potrebbe essere buono, potrebbe essere un giudizio che viene letto in qualsiasi modo, ma vi assicuro che è sempre in buona fede. Poi ognuno è libero di pensarla come vuole. Ma chi è questo signore? Non ho messo niente. Chi è questo signore? È un tifoso. Posso sapere? Ma basta, è un tifoso. No, ma io vorrei non sappiamo se era rimasto. Ma io vorrei rispondere, questo signore forse ci ricorda male. Perché in alcune trasmissioni dove tu non conducevi la trasmissione, hai partecipato come noi, quante volte sono stato tacciato di essere per difendere Salvatore Di Su? Che cosa abbiamo detto? In passato. In passato, dicevano che io ero amico solo perché lo difendevo perché ero amico. Per cui, non dobbiamo difendere nessuno. Ma non devo difendere nessuno. Qua l'unica cosa che dovremmo difendere è lì. A me non mi interessa Tizio, Caio e Sempro. A me interessa solo della Pellina. Ma caro Caio, poi, se fanno bene li ricordiamo per le cose buone. Ma che sono fanno. D'accordo. Fanno male, sono d'accordissimo. Io preferisco ricordarlo da calciatore. Ma come pure Rasselli, io lo preferisco più da calciatore, perché in questo momento purtroppo i risultati danno torto. Quando tu vedi una partita e vedi dei cambi del tutto sbagliato, caro Rasselli, questa è la verità, te lo dice uno che ha un po' di esperienza a livello calcistico, tu hai sbagliato dei cambi nella partita con la tua. Diciamo che da allenatore non sta lasciando una squadra che stava portando a termine, nonostante l'inferiorità numerica, stava portando lo 0-0, tu vai a fare dei cambi dove naturalmente hai dato maggiore respiro alla Turis per poter ottenere il risultato bene. Questa è la verità, ma perché non li dobbiamo evidenziare? Sono tutti amici. Certamente io non ti chiamerò Massimo. Ho sempre rispetto per gli allenatori. Lui dice portate rispetto per Salvatore Di Somma. Noi non è ma portiamo Massimo rispetto. Massimo. Parla il conduttore, quindi silenzio per piacere. Parla Agnese. No, scherzo. No, volevo dire che nel momento in cui noi parliamo di una persona, parliamo sempre con rispetto. Non ci interessano i risultati della persona, si parla sempre con. Non siamo quelli che vomitiamo fango addosso sulla persona. Qui stiamo parlando dell'aspetto professionale, dell'operato, e quindi si giudicano i fatti. Nel primo anno di Somma ha fatto bene, perché non era quello l'obiettivo. Nel secondo anno c'erano obiettivi più ambiziosi, l'Avellino avrebbe dovuto fare un altro campionato, ecco perché è stato messo in discussione Salvatore Di Somma, e probabilmente qualcosa di Salvatore Di Somma la stiamo ancora scontando, diciamo qualche errore lo stiamo ancora scontando quest'anno. Questo non significa che quest'anno si è fatto meglio, anzi si è fatto addirittura peggio. Comunque. Leggiamo qualche altro risultato. Antonio Galluccio che saluta, una delusione completa, da De Vito a Rastelli un fallimento completo, è arrivato il momento che Dag si affidi a un vero direttore sportivo. Nella Race peccato si sia creato un ambiente così spaccato con accuse reciproche, eppure credo vogliamo tutti la stessa cosa. Questo non c'è dubbio, Nella, solo che la chiediamo in maniera differente. Io sono innanzitutto, io anche ho simpatia per determinate persone, però nella mia valutazione di cronista, soprattutto perché così mi ha insegnato il mio percorso professionale, arriva prima l'obiettività, quindi arriva prima, diciamo, la squadra, poi il resto, perché questi signori arrivano, passano, fanno il loro corso, poi passano, ma la squadra resta. Queste sono parole che ci ripetiamo sempre, però spesso non ci insegnano niente, perché magari ci affezioniamo ai personaggi e non alla nostra squadra. Non c'è dignità, scrive Michele Clemente, il terribile. E a parte qualcuno, tutte le colpe che volete, società e direttore, allenatore, ma la loro dignità dove sta? E anche questa è una valutazione che si dovrebbe fare. Poi è un interrogativo al quale dovrebbero rispondere i calciatori. Ancora Loredano Valentino, forza, ci crediamo ai playoff, saremo la mina vagante, andremo in Serie B al 20%, ma anche se fosse al 5%, bisogna sempre crederci, anche se è molto complicato, dobbiamo dirlo. Noi siamo degli inguaribili ottimisti, però
siamo anche realisti, no? E quindi quando ci troviamo di fronte a una squadra che al di là dei numeri, al di là della posizione attuale, insomma arranca in campo, non ha idee, è come un pugile suonato, c'è poco da dire. Ma un ritiro estivo che già parte da Mercogliano, è tutto dire, dal buongiorno si vede il mattino. Mercogliano andava bene dopo il ritiro e non subito. Grazie Nella per il complimento, così come i tuoi compagni, dice, siamo seri, compagni di viaggio in questa trasmissione, si parla sempre con rispetto, mai con offese e con urla isteriche, non servirebbe a niente, Nella, non possiamo cambiare niente, anche urlando faremo solo rumore per farci sentire, certo. Chi vuole ascoltare, ascolta anche con tranquillità e serenità. Taurino è stato cacciato da Avellino e Rastelli, ultime 10 partite ha fatto 7 punti con 4 sconfitte interne, ne vogliamo parlare, ne abbiamo parlato e abbiamo detto in passato, proprio da questi microfoni, che Taurino è stato giudicato troppo in fretta, perché si è sposato un progetto complicato per la piazza di Avellino. Si può anche andare sulla linea verde, ma bisogna essere chiari con i tifosi e dire, sentite, il progetto non è detto che maturi in un anno, possono volerci 2-3 anni, anche di più, però noi abbiamo sposato questa linea e andremo avanti. Si sceglie la figura adatta per poter guidare questo gruppo. E Taurino non abbiamo avuto il tempo di valutarlo, perché è stato un percorso ad ostacoli, i giocatori con i musi lunghi nello spogliatoio in estate, questo resta e quello va, presi all'ultimo momento del calciomercato. Non si doveva fare dal primo anno, calmi. Sul fatto che Taurino sia stato giudicato in fretta, ma perché c'era fretta, no? Antonio Rauzzino non ci sono. Come no. Ma questo è proprio, come dire, lo specchio diretto della non capacità di programmazione o di pianificazione da parte di chi dovrebbe invece operare in tal senso. E ritorniamo sempre lì, siamo come un cane che si morde la coda, come suol dirsi. E anche le esternazioni del mister a fine gara potrebbero essere attutite, smussate, coperte, se si vuole arrivare anche a questo, da parte della presenza di un dirigente, di un direttore sportivo che dovrebbe tutelare e come dire, parlare sempre in favore della squadra, invece anche lo stesso da sé è abbandonato a se stesso e chiaramente cerca di aggrapparsi a quelle poche possibilità, ivi comprese gli agenti atmosferici, per poter giustificare come dire, una prestazione sicuramente non all'altezza del nome, della tradizione, non potrebbe fare della tradizione della Velina. Il discorso è proprio questo, è che manca tutto, cioè io ho l'impressione che non ci sia un elemento, un aspetto di una società calcistica che disputi un campionato di calcio che sia al posto giusto e che abbia i tasselli, come dire, manca la professionalità, l'organizzazione, cioè tutto, cioè voglio dire, non c'è niente, sembra quasi, come dire, ecco, io sono d'accordo con il nostro radioascoltatore che diceva un ritiro fatto a Mercogliano, ma vi rendete conto in che condizioni hanno fatto la preparazione? Lungo una strada di passaggio con le macchine che passavano lì, ognuno si fermava, diceva una parola oppure gli urlava contro dicendo vattene, eccetera. Ma questo è un modo di come dire, di iniziare una preparazione in vista di un campionato così articolato come la Serie C, cioè è da qua che già si e mette non è un ritiro e non è punto, voglio dire, insomma, voglio dire, sono quelle cose talmente evidenti. Guardando il prossimo anno, Loredano ci ricordava le squadre che poi potrebbero in qualche modo andare a comporre il nostro girone, tra le quali ci sarà quasi sicuramente il Catania, poi vedremo, ma credo andrà sicuramente nel girone C. Forse anche il Benevento. Ci sarà probabilmente una delle squadre che scenderà dalla B, Benevento, Cosenza. Benevento in questo momento sembra il più indiziato. E poi ci dovrebbe essere una delle squadre che falliranno i playoff. Ci sono Crotone, Pescara, Foggia, che non sta scherzando in questo periodo nonostante i problemi. Carmine, vedi che per avvalorare tutto ciò che è stato detto si ha l'esempio da parte del presidente Pigoriti, il quale stamattina ha detto che la Padula, per andarsene la Padula, è la colpa di la Padula e di Forte che se ne sono voluti andare. Quindi ti lascio immaginare
che c'erano delle cose all'interno dello spogliatoio che purtroppo non funzionò, e per dirlo un presidente di Genova che quest'anno secondo me era una delle migliori squadre per poter aspirare alla Serie A, oggi si trova a lottare per la retrocessione nelle ultime partite. Questa è la verità. Poi i soldi, è inutile che si vanno a spendere, quando dicono i soldi si spendono, ma se non li sai spendere, come giustamente facevamo rilevare, che una società prima di mettersi in quel che è il cammino calcistico ed essendo inesperta, dovrebbe circondarsi e formarsi prima come società, come organico società, cosa che non c'è mai stata. Sono state tutte gente avventuriere che naturalmente nessuno che ha delle competenze e nessuno che ha avuto la possibilità di lavorare in autonomia. Per cui io rispondo anche e ritorno su quell'argomento che diceva il signore. Di somma non è stato toccato, anzi di qui abbiamo detto sempre bisogna vedere come è stato fatto, messo in condizione di poter operare. E la stessa cosa io la dico pure per De Vito. Guarda Carmine, e io rifletto sempre su questo punto. Purtroppo oggi un dirigente che non ha la piena autonomia per poter dire la sua ed essere protagonista di questa società, è inutile che si parli. Di somma, comunque, senza ombra di dubbio, ha fatto sicuramente meglio di De Vito. Si sono accontentati. Ma ti dicono questo. Non siamo andati in Serie B, però. Io avevo enorme fiducia in Rassella, l'ho detto e lo ripeto. Avevo enorme fiducia, però purtroppo oggi mi sta deludendo. Io sono sempre dell'avviso che non bisogna mai tornare indietro sulle scelte che si fanno. Evidente. È stato scelto un altro percorso, non bisogna mai rimpiangere il passato. Sappiamo tutti quello che ha dato di somma come calciatore, poi ha avuto la sua esperienza da allenatore, da direttore sportivo, ognuno si faccia le proprie valutazioni. Non ha vinto, se parliamo di dover vincere, ecco, questo non ha vinto, quindi il suo obiettivo con l'Avellino non l'ha raggiunto. Basta questo poi per mettere l'etichetta di perdente a un direttore sportivo, a un professionista? Credo di no. Qualcosa di buono lo ha fatto anche lui, però ripeto, le valutazioni poi si fanno sui risultati, è un po' quello che stiamo facendo anche con Rastelli in questo momento. Ma tu dici, che ci sembra completamente diverso da Rastelli prima versione. Tu dicevi una cosa importante, qui tutto si basa sulla sincerità da parte della società, naturalmente, che va ad affrontare in conferenza stampa e dicendo al pubblico: signori miei, questi sono i programmi, questo è il progetto. Bisogna, però, se tu vieni a dire che dobbiamo raggiungere in 2 anni la Serie B, qua siamo al quarto anno e stiamo retrocedendo, rischiamo di retrocedere. È così. Ci aspettiamo più chiarezza. Essere sincero. In dirittura d'arrivo, la radio ha tempi stretti, quindi vi prego di essere sintetici nei vostri commenti finali. E intanto c'è stato un momento in cui Sandro Ruccioli se n'è andato dall'altra parte con le braccia incrociate, quasi a dire non ne posso più di questa stagione. Sono tanti ad avere questo pensiero, perché poi diciamo sempre le stesse cose. E vedi la valutazione che Fanella, da tifosa sempre molto attenta, è quella di un ambiente che effettivamente è molto diviso. Talvolta ci si divide sulla passione, sull'argomento prettamente sportivo, a volte ci si divide sui nomi, che è la cosa più sbagliata che possa accadere, perché come ho detto prima, questi personaggi che poi vengono ad Avellino passano, fanno il loro corso e passano. Ecco, sui nomi non bisognerebbe mai dividersi, sulla passione si può discutere, su quello che ti restituisce il campo, e questo è l'argomento, il sale del calcio. Siamo alle battute conclusive. Fiore Carullo, ti sei preso una pausa perché sei molto impegnato in questo periodo, no, scherzi a parte Fiore, insomma Andria e poi l'ultima gara, ma guardiamo all'Andria principalmente. L'Andria è una trasferta molto insidiosa, l'Andria si gioca tutto in questa, veramente si gioca tutto, almeno per evitare l'ultima posizione in classifica, che sarebbe diretta retrocessione, qui con la Viterbese.
quindi è una partita difficile, l'ambiente certamente non sarà dei migliori, anche a Castellammare era andato in vantaggio, poi è stata raggiunta, cioè voglio dire, è una squadra che con il richiamo del vecchio allenatore, del precedente allenatore, sta dando il massimo. Ci vorrebbe un Avellino d'altri tempi e d'altro luogo, avrebbe detto il poeta, no? Ma questo Avellino qui, che ti devo dire? Certo, se è quello che ha giocato con la Turris, pure forse quello di Castellammare, appena appena... È meglio che non andiamo proprio. Non dico non andiamo proprio, ma lì si deve fare una battaglia, una guerra veramente... pure forse per strappare qualche punticino. Tra poco il pronostico, Romella. Ma io dico che la partita di Andria, al di là di quello che dovrebbe naturalmente ricomporre il tutto, io mi auguro che si ricomporre società... Principi. Ce lo stiamo augurando da lo so, ma dico questo perché, contrariamente a quello che si dice, perché poi noi... Certe volte sei sempre tifoso. Dobbiamo esagerare, no, non dobbiamo esagerare, nel senso, giusto. Siccome gli altri esagerano, io dico di no, perché questa squadra, secondo me, messa bene, con le dovute accorgimenti, e io perciò me la prendo con Rassetto, e i dovuti accordi, costituire un, diciamo così, uno spogliatoio familiare, io penso che questa squadra potrebbe... mettere fuori quegli attributi tali da poter naturalmente essere perlomeno superiore a queste altre squadre. Principino, e ce ne sono tante. Principino, Rauzzino è tifoso da altri tempi, così ragionavano i tifosi di una volta, e questo pensiero, vedi, mi manca tanto, perché oggi siamo troppo disfattisti. Ci mettiamo un attimo per rovinare tutto e poi una vita per ricostruire. E poi ci vuole però una partita. Una volta, io ricordo, insomma, c'erano momenti di grandissima depressione, però i tifosi ragionavano come il principino. L'Avellino è un pezzo del mio cuore. Esatto, ma è vero, però questo amore, questo affetto, questa passione era sostenuta, corroborata dal convincimento di una società che era presente, che sarebbe intervenuta nel momento opportuno. Allora io, per esempio, vorrei domandare, ma domenica prossima negli spogliatoi ci va il presidente? Perché credo che in una situazione del genere, io se fossi presidente starei lì, pretenderei di stare in banchina, pretenderei di stare in banchina, perché in quel momento loro devono dimostrare a me di essere uomini che sono attaccati alla maglia, e al tempo stesso io devo dare a loro la certezza, la sicurezza che io sto lì proprio perché li devo sostenere, li devo portare al raggiungimento. Brava papà, siamo già 5 minuti fuori. Brava, Music Dance, ma noi abbiamo un grande allenatore, anche quando i calciatori camminano in campo dice sempre che l'Avellino ha giocato bene. Questo non lo so, fino a quando difende la squadra va bene, ma poi quando dice che non lo seguono il discorso cambia, perché sai, una volta il campo, una volta il clima, una volta gli arbitri, e poi insomma le scuse finiscono. Diciamo che in altri tempi la partita con l'Andria doveva essere una passeggiata, invece adesso è difficile, diciamo. Quindi per me è un pareggio, certo, sulla carta, mettere la firma per un pareggio. Adesso certo, solo Rastelli dovrà portare questa partita. Adesso concentratevi per il risultato, vai Fiore. 1-1 Fiore Carullo. Io dico 1-0 per l'Avellino. 0-1 quindi, Antonio Rauzzi. 0-0. 0-0 1-0 per l'Avellino, lo dice il cuore. Quindi 0-1 naturalmente Carmine, fammi finire. Veloci i marcatori. No, dobbiamo completare i marcatori. Marconi. Ma io dico pane. Addirittura. Pane per i denti dell'Andria. No, lui ha detto 0-0, quindi. Ma la cosa 1-0 per l'Avellino. No, 0-0 Rauzzini. Filippo deve dire. Gambale. Beh. Io dico l'ultima per avvalorare, e mi fa piacere che l'avvocato l'ha ricordato. Bisogna che in questa settimana effettivamente il presidente sia presente nel ritiro dell'Avellino. Penso che un ritiro lo andranno a poco. E nello stesso tempo mettersi belli uniti. Ma questo quando, principio? Ma qui già dalla partita con l'Andria, perché noi teniamo due partite da giocare che saranno importanti. Per cui sempre se non arrivano mezz'ora. Direttore sportivo, presidente, direttore sportivo, allenatore e squadra che si debbano ritrovare e trovare quella.
Io ti voglio bene, lo sai, non l'hanno fatto fino ad oggi, non credo lo faranno. E chi lo sa che non lo faranno? Io mi auguro che... Non è mai troppo tardi. Per me questo è un invito che io faccio. Guarda che se non lo facessero significa che non hanno proprio sensibilità a cuore il nome Avellino. Questo sarebbe oltremodo grave, sarebbe veramente deleterio. Vedi che Sandro comincia a farsi minaccioso. Sì, perché... Dobbiamo chiudere, no? Scherzi a parte. È così tranquillo Sandro che ancora non ci ha cacciati. Però vi dico, io sono un po' stanco stasera perché vi devo domare, siete proprio dei leoni in gabbia, vorreste dire qualcosa di molto ma molto più aggressivo, Fiore? E poi lo diremo fra lunedì prossimo, l'altro lunedì. Ah, ti stai mantenendo dobbiamo attendere, e non lo sappiamo. Dobbiamo vedere l'esito finale. Anche questo è una lettura cronistico tifoso. Ma non è perché cambia molto, Carmine, anche se dovessimo agganciare i playoff. Io in questo non sono chi lo sa, principe. E chi lo sa? Vabbè, c'è una differenza. I playoff sono una. Sì, una ma non come li andremo ad affrontare. Vabbè. Chissà, c'è bisogno di un miracolo. Speriamo. Pure dei vincere, diciamo che tutte. Finché la barca può andare, Fiore dice lasciamola andare, poi dopo. No, dico vincerle tutte in trasferta. Io ti darò una risposta già da domani. In trasferta. Ti darò una trasferta. Abbiamo l'Andria. No, poi. Dico se dovessimo andare ai playoff. Perché ci vai in ottava posizione. E lì, caro mio, devi vincere. Ma quando si è tutti uniti e combatti dalla tifoseria alla società, alla squadra, Avellino ha dimostrato di essere sempre presente. Che è sudata stasera, Principino è proprio un fiume in piedi. Diciamo che quella che abbiamo visto finora è una tattica che ha studiato Rastè, fa finta di essere debole e poi agganciare le porte di artigli. Bravo, ce l'auguriamo tutti. Vabbè, scherziamo un po', non ce ne vogliate, sappiamo che il tifoso in questo momento sta soffrendo, il tifoso, quindi siamo tutti sulla stessa barca, quelli che tengono all'Avellino. Non ci sono tifosi di Serie A, di Serie B, di Serie C. Se vogliamo dirla, siamo tutti di Serie C in questo momento. E quindi ci aggrappiamo alla speranza. Chi ci vuole credere, ci creda. Chi invece ha opinioni diverse, vanno rispettate. Però il tifoso ci crede sempre. Noi ci vediamo la prossima settimana. Un abbraccio a tutti. Buon proseguimento con Radio Notte Stereo. Buonasera. Ciao Cesare. Radio Notte Stereo. A mente fredda, commenti sulla partita dell'Avellino.